Marvel Comics. Questo segna il mio ritorno con i picchiaduro, il mio canale nato per i picchiaduro. E d'ora in poi ci saranno sempre. E che cacchio, anche aspettando i nuovi games di quest'anno. Benvenuti ad Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, il mio primo videogioco versus che abbia mai giocato per PlayStation. E così arrivò un giorno diverso da tutti gli altri. Un giorno nel quale le strutture di due universi iniziarono a sfaldarsi e a entrare in collisione. La causa di questo disastroso evento non fu naturale, ma fu il risultato di una malefica alleanza. I malvagi di questi due mondi così differenti si unirono con l'obiettivo di conquistarli entrambi. Il loro vile piano avrebbe lanciato le loro rispettive realtà nel caos, coinvolgendo forze che non potevano nemmeno comprendere, fecero adirare il detentore del potere cosmico. Io sono il divoratore di mondi, Galactus, e ora, a causa di questa insolenza, il destino dei due mondi, non ho letto la fine. Normals, welcome to the world of Marvel vs. Capcom 3. The world's greatest heroes are all here. Lay claim to your glorious victory. E stampo zitto, questo gioco l'avevo completamente distrutto durante l'epopea Xbox 360 PlayStation 3, per 360 l'avevo giocato, e poi se non mi sbaglio lo tolsero dal mercato, non so perché, questa è la versione rimasterizzata come cacchio possa essere chiamata del gioco, contenente tutti i DLC usciti per quella volta. Oggi vi porterò la mia primissima partita con i personaggi che più utilizzavo all'epoca, diciamo il mio team preferito, che sono Tron, e lo usiamo, fermi tutti, Bone Strike. Poi il mio altro personaggio che usavo sempre era Deadpool, e usiamo Katana Rama e Chris Redfield. E lo usiamo con Gunfire. Ho difficoltà normale, tempo 99, danni medi, richiesta di sfida 9, regione stessa, Mammoth. Vediamo qua se si possono fare le mega cose, sì! Invece no!
dammi tutte le cose preziose che hai e vattene. Ti schiaccerò come l'insetto che sei. State calmo. Completamente a caso. Facciamo robe, lanciamo piccoli cosi. Questo gioco ci avevo giocato tantissimo all'epoca per 360 e questo era, diciamo, il mio trio preferito. Adesso c'è soltanto il coso che devo ricordarmi come minghia se fanno le super mega combo e andiamo immediatamente a vedere. Forse si fa così. Aio! Super Skrull, Firebrand e Phoenix, i primi sfidanti. Mortacci de tua. Come si fa a cambiare personaggio? A chiamare dentro l'altro? Vediamo un po' di fare le cose con cautela. Fare le genti per so... Aio! Super Skrull di merda! Ce l'ho ipercaricato! Attenzione che c'è anche la possibilità di fare la mega super iper mossa finale della vita eterna, della lotta contro il male, della vita con tutti gli altri tre personaggi. Ah, e fa il brand questo. Ah, che cacchio. Aio! Fermi! Così! La faccio, eh! La faccio, non si preoccupi! Olle! Olle! No, perché mi salta? Perché I am imbecille! Aio! Super Skrull, va a combattere i Fantastici 4! No! Non mi batti! Non sono io la prima che perde! Aia! Fai il brand del de merda! Schifo, ce ne ho 4! Top! E che cacchio, mi è venuto uno poco di mal di testa. Va là! Muori! E il primo se n'è andato, cazzarola! E va fangulo! Aia! L'ho fatta! Vaffanchiappola! L'ho fatta! Te! Ah, ma l'avevo già ucciso, ma vaffanculo! Phoenix di merda! Deadpool! Ti devo aprire! 40 hits! Excellent! Koryuken! Quappazzakensuken! Poi una super mossa di Deadpool è bellissima, perché se ce la faccio, la faccio. E se non ce la faccio, non la faccio. Quindi vi chiedo immediatamente scusa, magari... Sì, c'è solo... Vaffanculo! No, me la farei! Phoenix de merda! K.O. Excellent! Mamma mia! Lo stai registrando, vero? Sì, sì, giocatore! No, cosa vuoi dire che non lo stavo registrando? Imbecille! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Questo è un po' di spoiler, quindi... Ti uccido con una moderna ma fredda arma da fuoco, uso una stisola katana... Decisioni, decisioni! E ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto! Questo gioco è davvero sfantasmagorico, non lo volevo comprare! Aiuto! Cosa succede? Dammi tutte le cose preziose che hai e vattene! Aio, Akuma, vuoi ballare? No, grazie! Perché è stato annunciato anche Marvel vs. Capcom Infinite, quindi non volevo, diciamo, sputtanarmi. Ma io come faccio? Fermi tutti, io devo andare a vedere come si fa a dare il cambio. L1, ok. Così! Bam! No, io lo voglio dentro! L'ho fatto! Mega martellamento del piccolino che diventa grosso! Col martello anche grosso! Ah, sto a distruggere questa! Oh! L'ho sfanculata molto! Ah, tra l'altro qua siamo nello stage di Resident Evil perché vedo l'erba verde, come avete visto là sotto! L'ho mancato! Aga di merda! Mamma mia, demolito così? Distrutto! Oddio, il sindaco del mondo! Cosa ci fa qua lei, stronzo? Morrano! Top! Ah, vedi questo? Mamma mia, mega distruzione! Ecco, si schiacciano tutti i due tasti! Katanarama! Ma l'ho preso, ma l'ho fatto! Ha fatto uno schifo de mossa! Shoryuken Squasca Patsensuken! Top! Mamma mia! Deadpool regna supremo! Ehi, ehi tu! Sono qui che mi sbatto mentre tu stai lì seduto a guardarmi saltellare e ti sembro giusto? Sì, ragazzo mio! Ragazzi, ci divertiamo ancora con quello che era Deadpooloso e se te lo stai chiedendo, questa è la mia nuova parola per grandioso! Spero che questa volta il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima con il continuo di questo arcade, o no?
Nell'intramezzo ci saranno altre partite! Ciao!